Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Devo innanzitutto assolutamente ringraziarvi perché sul canale qui siamo arrivati a quota 200, mentre su Instagram siamo addirittura a quota 2000. E devo appunto ringraziarvi perché, come dicono gli inglesi, slowly but surely, oppure comunque sia piano piano, stiamo crescendo, appunto mi sto costruendo un pochino il mio pubblico, diciamo così, quindi assolutamente grazie, 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 assolutamente, non so come altro dirvelo. Questo video vuole rispondere ad alcune domande che mi sono arrivate durante gli ultimi tempi, che mi chiedono come si può viaggiare spendendo poco, e per l'appunto questo video appunto riassume un pochino i 9 modi per viaggiare gratis o comunque sia spendendo il meno possibile. Infatti per prenotare una vacanza a costo molto ridotto, comunque molto vicino allo zero, non servono grandi accorgimenti, in generale si possono evitare i periodi di alta stagione, quindi andare in vacanza lontano dai periodi di luglio, agosto in cui appunto c'è il boom e i prezzi salgono molto vertiginosamente. Si può pensare di accontentarsi un pochino, magari adattarsi a qualche situazione non proprio di super comodità, e magari valutare anche più mete, magari non andare nel paese molto famoso, ma andare in un paesino vicino in cui vado a spendere un pochino di meno. Ma queste cose appunto le vedremo più adesso con lo svolgersi del video. La cosa principale che incide sul budget quando vogliamo viaggiare è l'alloggio o comunque sia il posto dove andare a stare, e ci sono due metodi per diminuire o comunque eliminare quasi totalmente questa voce dal proprio budget. La prima è il couchsurfing, ovvero il passare la notte in casa di qualcuno del posto che appunto vi mette a disposizione una stanza o comunque anche semplicemente un divano e vi permette appunto di alloggiare a costo praticamente zero. Voi appunto avete un posto in cui dormire senza dormire all'aperto e avete la possibilità di assorbire le conoscenze di questa persona, quindi avere qualche informazione su cosa visitare, cosa andare a mangiare o comunque dove andare durante la vostra permanenza. In cambio potete comunque sia magari cucinare qualcosa di tipico del vostro paese e appunto arricchire questa persona o nell'eventualità ricambiare il favore in futuro. Il secondo modo per ridurre il costo dell'alloggio è quello dell'house sharing, in cui praticamente voi andate a scambiare la vostra casa con quella della persona che vuole venire nel vostro paese. Quindi io voglio andarmene a Ibiza, occupo la casa di qualcuno che viene a casa mia mentre io appunto sono ad Ibiza, per farvi un esempio. Questi erano i 2 modi per eliminare le vostre spese per l'alloggio. Adesso vediamo i 2 consigli per viaggiare, quindi spostarsi in maniera gratuita. Il primo è quello più facile, diciamo così, quello più intuitivo, che è quello di fare l'autostop. Per appunto fare l'autostop vi elimina totalmente il costo per il trasporto durante il vostro viaggio, è il modo più semplice per viaggiare senza spendere nulla, alzare il pollice non costa niente, e se proprio volete una piccola chicca vi dico che il posto migliore per fare l'autostop sono le stazioni di servizio o eventualmente gli autogrill, in cui la gente deve per forza fermarsi e parlare faccia a faccia con il conducente che è già fermo è molto più semplice che rispetto a fermarlo in corsa, magari su una strada un pochino trafficata. Il secondo modo che per eliminare i costi di viaggio, gli spostamenti, è viaggiare in bicicletta. Per l'appunto viaggiare in bicicletta vi permette di vedere le cose da un punto di vista diverso, da un'altra prospettiva, potete godervi molto di più il viaggio, e se magari avete una bici di quelle elettriche nuove che stanno prendendo piede pian piano in questi ultimi anni, è anche un ottimo modo per risparmiare facendosi comunque dei viaggi molto lunghi e non semplicemente
a qualche chilometro da casa. Altra spesa non indifferente è il cibo mentre si viaggia, e per eliminare questa spesa c'è un modo molto semplice, che è quello del social eating. Ci sono delle app apposite che vi permettono di andare a mangiare a casa di un'altra persona per pochi spiccioli, alla fine dei conti, e passare quindi una serata un pochino alternativa con queste persone. Siamo arrivati a 5 modi per viaggiare quasi spendendo nulla, adesso arriviamo ai 4 che sono un pochino più generali. Al numero 6 abbiamo l'andare a trovare amici e parenti che possiamo avere in giro per il mondo, o comunque sia anche solo per l'Italia. Appunto, possiamo magari farci un tour dell'italiano per andando a trovare amici e parenti, considerando comunque che dovremo comunque restituire il favore un giorno. Il numero 7 è il WOOF, ovvero la possibilità di spostarsi tra le varie fattorie o comunque associazioni che aderiscono a questa iniziativa e a ricevere vitto e alloggio gratuiti in cambio di lavoro. In genere si tratta di lavorare in aziende agricole, quindi mettersi a disposizione magari per pulire le stalle o comunque cose del genere, una sorta di periodo in farm un pochino più ridotto per chi vuole viaggiare in Australia, diciamo così. Al numero 8 c'è un modo per risparmiare se volete partire con l'aereo, e si tratta appunto di partire ad orari cosiddetti scomodi. In genere le compagnie low cost propongono dei prezzi molto ridotti per chi viaggia di prima mattina, quindi molto presto la mattina, oppure per chi viaggia molto tardi la sera. E se questa cosa non vi scoccia e non vi è di nessun sacrificio alzarvi molto presto o passare comunque sia la notte in aereo, è un modo per risparmiare veramente parecchi soldi. A numero 9 arriviamo all'ultimo dei miei consigli per viaggiare gratis, è quello del baratto nei bed and breakfast. Non tutti i bed and breakfast aderiscono, ma alcuni appunto offrono ospitalità a chi offre in cambio qualcosa. Può essere appunto un servizio, quindi occuparsi per un pomeriggio degli animali oppure di comprare i loro prodotti, una cosa molto generale, diciamo così. Non tutti appunto aderiscono, però ce n'è di quelli che aderiscono e quindi vi possono permettere di alloggiare gratuitamente presso appunto questi bed and breakfast. Io spero che questo video vi sia piaciuto, lo abbiate trovato interessante, abbiate trovato qualche nuovo modo per viaggiare in maniera molto low cost, quasi a zero budget. Spero che vogliate mettermi un mi piace, se l'avete trovato interessante magari condividetelo anche con i vostri amici, in modo tale che possano scoprire anche loro qualche modo per viaggiare in maniera low cost. Mentre se avete qualche metodo che io non ho nominato, potete lasciarlo in un commento sotto al video. Vi ricordo che in descrizione trovate i link a tutti i miei social, in particolare Facebook, Instagram e Twitter, che sono quelli che uso di più. Iscrivetevi al canale se non lo siete, in modo tale da farmi continuare a crescere sempre di più. E niente, io vi saluto e vi dico have a nice life!